Avete acceso la griglia? È tempo di grigliate, ma è anche tempo del terzo episodio della saga sulla cucina tedesca estiva. Oggi voglio farvi fare un tuffo nello street food tedesco che è conosciuto per i bratwurst. Ma non parleremo di bratwurst e senape, che tra l'altro io adoro, ma lo faremo con una salsa molto sfiziosa che potete anche preparare un po' prima delle vostre grigliate, e vi porterò anche all'esterno perché stasera griglieremo con i nostri amici e ho deciso di far assaggiare loro il currywurst. Avete capito qualcosa? Forse sì, forse no. Direi di seguirmi in cucina. Andiamo! Adesso andiamo a preparare questa golosa salsa che accompagnerà il nostro bratwurst utilizzando dell'olio d'oliva, del ketchup che potete sostituire con la passata di pomodoro se non vi piace e dell'acqua e portiamo a bollore. A questo punto aggiungeremo tutti gli altri ingredienti che trovate in descrizione, quindi con tutta la ricetta scritta e anche con le alternative. Basterà mescolare, fare intiepidire e direi che la salsa è già pronta. Come curry potete usare quello che più preferite. Io ho usato un mix del currywurst che ho comprato, ma potete usare tranquillamente un curry normale. È arrivato il momento dell'assaggio. È una salsa molto versatile, non solo per il currywurst, ma potreste anche servirla insieme ad una grigliata ed è perfetta. Adesso lasciamo intiepidire, potete aggiustare anche di sapore se preferite più curry, se volete usare anche il curry più piccante, va benissimo. E adesso arriva la scelta del bratwurst, che non è lasciato al caso. Utilizzeremo dei bratwurst di vitello, ci sono anche quelli di maiale, ma io ho preferito utilizzare questi. E adesso andiamo all'esterno perché stasera si griglia. Facciamo dei tagli da un lato, così si aprono anche bene. È possibile cuocerli anche in forno, ho provato con la funzione grill, vengono perfetti. Ma visto che stagione di grigliate, ci piace anche stare fuori e ne approfittiamo. È arrivato il momento del taglio. Ho utilizzato una forchetta perché sono bollenti. Fate delle rondelline e poi trasferite su dei piattini come volete. Io ho utilizzato dei piatti simili street food per rendere un po' l'idea. È il momento della salsa al curry. In superficie spolverizziamo ancora un po' di curry e direi che i nostri amici sono curiosi di assaggiare
La currywurst, che anche per loro è una novità. Buone grigliate, buona estate da Spa Kitchen. Alla prossima ricetta!